Il Bari inizia a fare sul serio sul mercato. L'asse dal quale dovrebbero arrivare i primi colpi in entrata è probabilmente il più scontato, quello che conduce a Napoli, terra dell'altra società presieduta dalla famiglia De Laurentiis. Tre gli under azzurri finiti nel mirino di Magalini, desideroso di mettere a disposizione di Longo un roster già abbastanza pronto per il ritiro di Roccaraso in programma a partire dal prossimo 10 luglio. Due attaccanti e un difensore, due classe 2003 e un classe 2001. Nosa è Edward Obaretin è il nome nuovo per la retroguardia. Centrale difensivo che ha compiuto 21 anni nello scorso gennaio, l'italo-nigeriano è reduce da una bella stagione in Serie C con la maglia del Trento, stagione nella quale ha totalizzato 2 reti in 33 apparizioni complessive, praticamente tutto fatto per il suo trasferimento in prestito secco nel capoluogo pugliese. Per lui si tratterà di una prima volta in Serie B, categoria invece già conosciuta da Giuseppe Ambrosino, ventenne di belle speranze e pallino dello stesso Magalini che con lui ha condiviso l'esperienza di Catanzaro nella scorsa stagione. Tre le reti segnate dalla prima punta nativa di Procida in giallorosso, punta che in precedenza aveva già assaggiato la cadetteria con le maglie di Como e Cittadella. L'interesse dei pugliesi per lui è noto da tempo, ma per la chiusura della trattativa servirà attendere fino alla prossima settimana. Orizzonte temporale questo condiviso con Lorenzo Sgarbi, uno che per caratteristiche è più seconda punta rispetto al suo possibile futuro compagno di squadra e che dopo i 7 centri racimolati nell'ultimo campionato con la Avellino in Serie C, sembra adesso pronto per il salto di categoria. Capitolo societario, Raffaele Bianco si appresta a tornare in biancorosso nelle vesti di direttore tecnico del settore giovanile. Il 36enne ormai ex Audace Cerignola ha infatti scelto di appendere le scarpe al chiodo.